nel suo proscritto all'Italia dell'Ulivo, libro recentemente pubblicato, lei si dice convinto che la corruzione italiana, appunto, sia inestirpabile. Insomma, lei crede che la corruzione sia continuata da allora, no? Mentre Borrelli e i suoi continuavano a indagare, che stia continuando e che continuerà sempre? Senta, se sia continuata mentre Borrelli e i suoi facevano i processi, questo non lo so. Ma che sia inestirpabile, di questo sono sicuro perché dura da 2000 anni. La corruzione non è soltanto nella politica, è nella società italiana. Noi italiani abbiamo sempre corrotto tutti, tutti. Tutti coloro che sono venuti in Italia a fare i padroni, noi abbiamo corrotto. Quindi Forse io non però questo credo. non è tipico di tutti i paesi, di molti paesi, anche di molti paesi mediterranei, molti paesi del sud. Ma non lo so, questo non lo so. In Italia è certamente così e lo è da sempre. Quindi noi dobbiamo metterci in testa che la lotta alla corruzione la si fa in un modo solo, cambiando gli italiani, Questo però. non cambiando le classi politiche. Le classi politiche, anche quelle nuove, si corrompono. È Qui inevitabile. allora insomma ci si rifà a un discorso che a lei è caro, che è quello dell'educazione della scuola, no? Sì. Cioè dell'esempio. Ma per l'educazione ci vogliono gli educatori, per la famiglia. Ci vogliono i capi famiglia, i genitori, eccetera. Dove sono in Italia, fra queste due categorie, i veri educatori? Non ci sono. E quindi non si cambia niente.